Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi pollice verde perché recensiamo lo Smart Garden di Click & Grow. Che cos'è questo prodotto? È un giardino smart in cui ne versiamo soltanto l'acqua e lui automaticamente ci farà crescere delle bellissime piantine. Ce ne sono un sacco, dopo ve le elencherò. Andiamo a vedere cosa c'è nella scatola, sono eccitatissimo. Nulla è lasciato al caso, a partire dall'imballo che è in cartone riciclato. Dietro possiamo vedere alcune delle piantine che possiamo acquistare e inserire appunto nelle nostre tre porzioni. Addirittura c'è Lean, guardate, a forma di fiorellino. Vediamo subito cosa c'è dentro. Allora, la scatola è abbastanza cicciotta. Abbiamo addirittura una letterina di benvenuto firmata dal CEO Mattias Lepp di Click & Grow. Un bel benvenuto. Ah, qui sotto abbiamo del basilico che ci è stato dato in dotazione. Poi mi hanno spedito anche da provare la menta e dei bei pomodorini rossi. Staremo a vedere che cosa viene fuori. Allora, la lampada è questa qui ed è tutta quanta abbassata. Adesso la tiriamo fuori senza fare troppi casini. Ecco qua, alimentatore, immagino che ci sia la spina italiana. Ragazzi, fatta bene è fatta bene. All'interno abbiamo alcune curiosità tipo la fragola più grande, il fungo più costoso, cose che mi leggerò con calma. In questa sottoscatola abbiamo, adesso andiamo ad aprire. Ah, so, queste sono le prolunghe per andare ad alzare la parte superiore e poi abbiamo la spina europea, o meglio italiana, la spina inglese. Ecco qua, le prolunghe servono per andare ad alzare la parte con i LED che adesso vi racconto, quando le nostre piantine vanno a crescere. Quindi credo che inizialmente dovremo lasciarla a questo livello. Nella parte inferiore ci sono tre buchi coperti da queste capsuline. Ve ne faccio vedere una come è fatta. Abbiamo questo vasetto con il suo beccuccio che va a pescare l'acqua che sta qua sotto. Vedete, qua c'è tutto il serbatoio. Si va a riempire da questa parte qua. Quando questa parte in plastica galleggia vuol dire che il serbatoio è pieno, quindi vediamo subito a colpo d'occhio quanta acqua abbiamo all'interno del nostro vasetto. Le piantine adesso le andiamo a mettere dentro, farò una di basilico, una di pomodorini e una di menta, in modo da avere una varietà abbastanza grande di ortaggi. Questa parte che invece è la prolunga si attacca qui così e poi si va a mettere su il nostro faretto LED. Il faretto LED è la parte più importante dello Smart Garden. Perché? Perché integra questi tre LED con delle emissioni di luce automatiche, quindi noi non dobbiamo preoccuparci di nulla, possiamo tenere il nostro Smart Garden completamente al buio e questi LED simuleranno la giornata, quindi dall'alba al mezzogiorno alla sera, variando anche l'intensità della temperatura colore, quindi dei Kelvin emessi, in modo da consentire alle piantine di credere di essere davvero esposte alla luce naturale del sole e della notte. Una cosa molto interessante appunto che non richiede di essere posizionato in ambienti particolari. Posso tenerla qui come posso tenerla in un armadio al buio. La cosa di cui dovremmo preoccuparci soltanto è appunto quella di riempire il serbatoio dell'acqua. Sulla parte laterale abbiamo una guida per fare andare a scomparire il nostro cavetto, come vedete, in modo da consentire di avere un design bello bello minimal. Andiamo a installare qualche piantina. Allora, come vi dicevo prima, mi hanno mandato il basilico, i pomodorini e la menta. Allora, il basilico, spuntano le prime foglioline in una o due settimane, quindi un tempo di attesa abbastanza lungo. Full size, dimensioni complete da 1 a 2 mesi e possiamo andare a mangiarlo per 2 o 3 mesi. Sono tutti ingredienti biologici per tutte le piantine e tutte le erbe che vendono. Il pomodorino, anche lui spunta in 1 o 2 settimane, 1 o 2 mesi full size e possiamo godercelo addirittura fino a 4 mesi, quindi questo dura un pochino di più.
Per quanto riguarda la menta, e non vedo l'ora di provarla per i miei mojito fatti in casa, abbiamo prime foglioline anche qui 1-2 settimane, full size 1-2 mesi e possiamo godercela fino a 2-3 mesi. Apriamo la prima confezione di basilico, sono veramente curioso di capire cosa c'è dentro, questi piccoli pot, eccola qui. Ecco qua, è veramente semplicissimo, pensavo fosse un'operazione più particolare. Non ci resta che inserirla, appunto. Ecco fatto. Credo poi, tra l'altro, che dovremmo coprire la nostra porzione di terra con questa parte qui in plastica, perlomeno fin quando spuntano le prime foglioline. Il pomodoro! Tutto molto sigillato attentamente, tra l'altro, ed è anche richiudibile, quindi possiamo... Ecco, come non detto. L'ho appena rotto, dicevo, se non lo rompete come me sono richiudibili, risigillabili, quindi possiamo fare diverse combinazioni, non siamo obbligati a usarle tutte e tre insieme. Tra l'altro non ha un odore particolare, sembra soltanto terra compensata con semini. Chiudiamo con il cappuccio, tac. Ci manca la menta. Cerchiamo di aprirla con più attenzione, di non romperla come ho fatto con il pomodoro. Diamo un rapido sguardo al libricino di istruzioni. Dunque, abbiamo riempito i nostri vasetti. Ci suggerisce tra l'altro di mettere un bel nome con il pennarello su questa parte, in modo da riconoscere che piantine abbiamo e se ne abbiamo di diverse, come abbiamo fatto noi. E ci dice addirittura che sono washing machine, washable, quindi si possono lavare i cestellini addirittura anche nella... come si chiama? Washing machine. E lavastoviglie, quindi un'ottima cosa. Poi dobbiamo aggiungere le capsuline trasparenti sopra, che servono a distribuire la luce in modo più corretto, soprattutto durante le fasi iniziali della crescita. Riempiamo con l'acqua e poi andiamo a fare il collegamento elettrico con la nostra col nostro smart garden. Tramite il download dell'app, che è gratuita, possiamo seguire la crescita delle nostre piante e avere anche le notifiche per ciò che riguarda, ad esempio, quando dobbiamo cambiare la terra, perché tutti i nutrienti sono stati assorbiti dalla pianta e non farà più i suoi frutti. Adesso andiamo in cucina che innaffiamo. Ecco qua, una volta attaccato alla corrente possiamo vedere i LED che si illuminano e appunto le capsuline che si chiamano domes, che servono a diffondere uniformemente la luce. Andiamo a riempire d'acqua, vediamo quanta ce ne sta, sembra che ce ne stia abbastanza. Usti, ci ho messo un po' a riempirlo, adesso è bello pieno e se guardiamo sotto vediamo che c'è l'acqua che arriva dentro a tutti i nostri barattolini. Questo appunto lo dobbiamo lasciare su e per le prime settimane teniamo la lampada all'altezza più bassa possibile. Non dobbiamo neanche preoccuparci dei consumi perché sono LED, quindi molto efficienti in termini di consumo. Sì, vi tengo aggiornati, facciamo delle riprese ogni 7-10 giorni e vediamo come evolve la situazione. Giorno 2 e notiamo un po' di condensa sotto i cappuccini, però forse qualcosina lì sta spuntando, forse. Però è un po' presto, giorno 2 decisamente troppo presto. Ah, forse lì c'è qualcosa. Forse lì c'è qualcosa. Ecco, questo è decisamente meglio. E nell'ultimo, invece, ancora niente. Sesto giorno, allora, il basilico è già in gran forma. Il pomodorino ha iniziato a spuntare con le prime foglioline, l'acqua è sempre al massimo, mentre la menta invece è ancora zero, purtroppo. Ecco ragazzi, 15 giorni, guardate quanto è cresciuto il basilico, finalmente è spuntata la menta con le sue prime foglioline e il pomodoro invece è in crescita media. Ho spostato la menta qui perché ho notato che qui in centro c'è un pochino più di luce, vedete, quindi per favorire la crescita di questa e fermare un pochino il basilico ho fatto questo cambio. Questo invece è il risultato dopo circa 40 giorni dal nostro primo video, quindi abbiamo un raccolto che finalmente si può chiamare tale. Ho già
fatto delle bruschette con il basilico, che come vedete è bello in forma. La menta va un po' dove vuole lei, e questo qui e questi qui. E questa sera mi preparerò un bel mojito, mentre il pomodoro è la più lenta delle tre, però se vedete ci sono già i primi fiorellini, quindi fra credo un'altra settimana potrò finalmente vedere spuntare i pomodorini. Direi che con questo è tutto, anche perché il video sennò diventa veramente troppo lungo. Ragazzi, ecco, ci sono passati circa 2 mesi e mezzo, 3 mesi dall'ultima volta che ho registrato l'aggiornamento per il Click and Grow. Come vedete è finalmente cresciuto il primo pomodorino ed è quasi rosso, quindi quasi commestibile. Da questa parte ce ne sono molti di più, piccolini, stanno crescendo, e ho dovuto inserire questa asticella, che poi non è che una bacchetta giapponese per mangiare, per tenere il pomodorino dritto, perché era molto pesante la pianta e cascava tutta a lato. Stessa cosa ho dovuto fare per la menta, perché comunque il rampicante se no andava sul cucheo, andava un po' dappertutto in cucina. Il basilico invece si è comportato bene, perché come vedete cresce sempre bello dritto e stabile. Con questa menta ho fatto degli ottimi mojito, tutti i miei amici sono stati entusiasti della freschezza. Con il basilico invece ho fatto degli ottimi sughi. Non so ancora dirvi quanto siano buoni i pomodorini, perché questo qui rosso è il primo in assoluto. E ci ha messo veramente tanto a crescere questa pianta, forse anche perché siamo nei mesi più freddi dell'anno. Mi aspetto che in estate ci metta molto di meno a crescere, come le altre due. Come miglioramenti in futuro gradirei vedere in questi Click and Grow magari un sensore per il livello dell'acqua, perché ora non possiamo sapere quanta acqua abbiamo nel giardino se non andando fisicamente a toccare appunto il livello del serbatoio, e sarebbe carino appunto avere un sensore che comunicasse via Bluetooth o via Wi-Fi con il nostro telefono, perché per ora ci vengono solo appunto mandate delle notifiche di annaffia ogni tanto. La tenuta delle piante è elevata, come vedete sono comparse le prime foglioline marroni dopo tanti mesi sulla menta. Dovrò effettuare dei lavori di potatura, e cosa che ho già fatto sul basilico, infatti sta già ricrescendo. E quindi un valore di durata elevato sulle capsule, siamo in linea con quanto dichiarato da Click and Grow. Che dire, sono pronto a conferire un bel 4 stelle e mezzo a questo gadget dal pollice verde. Se vi è piaciuto vi metto il link in descrizione per poterlo acquistare, e se vi piace il canale ovviamente iscrivetevi a gadgetan.it, e ci vediamo al prossimo video. Ciao dal vostro Marco Tognoli.